Buonasera, io sono qui in realtà al posto di Gino Carpentiero dello sportello salute di Medicina Democratica di Firenze e leggerò il suo intervento, dopodiché dello sportello di salute di Firenze. Dopodiché dirò anch'io qualcosa così. Allora vi leggo questo intervento, purtroppo Gino Carpentiero non sta bene e non è potuto intervenire. Dunque, da oltre 10 anni operativo per Firenze e la Toscana lo sportello salute dell'Associazione Medicina Democratica. Il punto di forza di tale esperienza è l'avere dato l'opportunità di un asilo medico e legale alle situazioni di profondo disagio lavorativo ai lavoratori. Troppo comune è il senso di abbandono in cui versano tanti lavoratori che a causa di un lavoro troppo spesso male organizzato soffrono di patologie dovute a vessazioni sul luogo di lavoro. Lo sportello fornisce assistenza di natura medica e psicologica e laddove necessario legale ai lavoratori collaborando con una rete di associazioni che operano nel settore. Si tratta di un aiuto che parte dall'ascolto del lavoratore malato per arrivare attraverso un percorso a risolvere, quando possibile, le situazioni problematiche. Punti di forza di questa esperienza sono: 1. Offrire un aiuto ai lavoratori vittime di condotte vessatorie sul luogo di lavoro. Fare comprendere che il paziente non è solo e può contare sull'assistenza di volontari e professionisti qualificati che conoscono il problema del disagio lavorativo. Monitorare attraverso la collaborazione con altri centri analoghi la situazione lavorativa nelle aziende private e nella pubblica amministrazione. Elaborare attraverso il confronto soluzioni giuridiche per la prevenzione e, se necessario, la repressione di comportamenti vessatori, rifacendosi ai principi costituzionali in tema di tutela della dignità e della salute del lavoratore sui luoghi di lavoro. Far conoscere all'esterno, tramite iniziative e convegni con tutti i soggetti interessati, le problematiche che affliggono il lavoro, prospettando possibili soluzioni che prevedono un percorso. L'ignoranza e la sottovalutazione del problema aggravano le patologie. Creare un rapporto di collaborazione con altre associazioni che sul territorio si occupano delle problematiche e delle patologie sui luoghi di lavoro. Tale punto è fondamentale e non ancora pienamente sviluppato e soddisfacente. Si tratta di un progetto complesso che richiede molto tempo e tanto lavoro, ma che è necessario per una migliore e più incisiva attività a sostegno dei lavoratori. Gli aspetti negativi, ora abbiamo parlato degli aspetti positivi, gli aspetti negativi, le difficoltà, gli ostacoli, i punti di debolezza dell'esperienza nel territorio. La maggiore difficoltà è di natura culturale, intendendo con ciò la sottovalutazione, dovuta anche a colpevole ignoranza, del problema del disagio lavorativo. È spesso difficile far passare il messaggio che si può lavorare bene in un ambiente sereno e che anzi la tutela della dignità del lavoratore e del suo benessere comportano un beneficio anche per la migliore produttività dell'azienda. Altro ostacolo non indifferente è la carenza della normativa in materia. Lo stesso decreto numero 81/2008 spesso non è applicato o è applicato male. Si pone la necessità inderogabile di emendare il decreto legislativo 81/2008, inserendo un'aura specifica sul rischio della cattiva organizzazione del lavoro, con particolare riferimento allo stress occupazionale e alle vessazioni lavorative, con l'obbligo di valutare il rischio tenendo conto delle soggettività dei lavoratori e del parere vincolante degli ADLS. Altro punto di debolezza è la ritrosia degli enti previdenziali, in primis l'INAIL, a riconoscere le malattie professionali, soprattutto quelle di natura psichica che non sono contemplate nelle tabelle INAIL. Questa carenza normativa comporta grosse difficoltà anche quando il lavoratore è obbligato a ricorrere all'autorità giudiziaria per vedersi riconoscere i propri diritti. Troppo spesso i giudici interpretano e applicano in senso riduttivo la normativa in materia e inoltre i risarcimenti riconosciuti con grande sforzo al lavoratore sono di modesta entità. Altra carenza è l'inadeguatezza dei centri clinici e di ascolto e viceversa andrebbero aumentati e potenziati. Infine, nel nostro ordinamento penale non è contemplato il rischio di mobbing e questa lacuna soltanto in parte può essere ovviata dalle poche leggi regionali sul tema. Per ovviare a tali problematiche sarebbe quantomeno necessaria un'opera di sensibilizzazione dei datori di lavoro per fare passare il messaggio che una buona organizzazione del lavoro comporta un beneficio per la stessa azienda. L'emanazione di una legge che affrontasse e determinasse organicamente in modo compiuto cosa si intende per disagio lavorativo, cos'è il mobbing e quali sono gli strumenti
la prevenzione e quando necessario la progressione del fenomeno. Nell'attuale quadro politico e economico si riscontra una pericola regressione della tutela dei diritti dei lavoratori. Tale tendenza si manifesta anche nel riconoscimento della natura professionale delle patologie cui spesso, anzi troppo spesso, sono affetti i lavoratori. Come detto in precedenza, sarebbe necessario rivedere sia il quadro normativo che applicativo della materia con una novella legislativa che dovrebbe comprendere anche una revisione ed un aggiornamento delle tabelle INAI, ormai palesemente inadeguate alle necessità attuali. Inoltre si pone ormai inderogabile rivedere la disciplina delle figure del medico competente e i criteri di redazione dei documenti di valutazione dei rischi delle aziende. Troppo spesso le manchevolezze e la superficialità con cui sono stilati i documenti di valutazione dei rischi comportano una minore tutela dei sacrosanti diritti del lavoratore, ma questo comporta necessariamente una migliore formazione dei rappresentanti della sicurezza sul luogo di lavoro, che spesso non hanno avuto una preparazione sufficiente per partecipare attivamente. Così come sarebbe necessario rivedere la figura del medico competente all'interno dell'azienda, iniziando dall'eliminazione della struttura rappresentata dal fatto che i loro compensi professionali sono pagati da datori di lavoro. Come si vede, luci ed ombre. La sensazione generale è che sarebbe necessaria un'opera di sensibilizzazione su tali problematiche, fino a che non si abbia la piena comprensione che la salute è un diritto fondamentale come precetto primario dei padri costituenti. Diritto che non può essere sacrificato ad esigenze di produttività dell'economia. Insomma, il PIL del paese è importante, ma la sua crescita non può andare a discapito della salute dei lavoratori. Sportello Salute e Medicina Democratica, sezione Mirabelli di Firenze. Allora, è finito questo il documento. Se ci fosse stato Gino, sicuramente avrebbe potuto dirvi qualcosa di più. Io personalmente, per quel che mi riguarda, alcuni anni fa ho collaborato con lo Sportello di Salute per la prima denuncia di malattia professionale ed alcuni ricorsi contro il mancato di riconoscimento di malattie professionali della Piaggio di Pontedera, in provincia di Pisa, che produce gli scooter. Si erano rivolti allo sportello alcuni lavoratori e lavoratrici, ed in particolare una agguerritissima RLS, per far emergere questo problema delle malattie professionali. Le malattie professionali in una catena di montaggio sono quelle dei movimenti ripetitivi che interessano l'apparato muscolo-scheletrico ed in particolare compromettono i tendini delle mani e della spalla, comprimono le terminazioni nervose a causa dei movimenti ripetitivi e che possono essere molto invalidanti. Allora, quando mi occupai di questa faccenda, lavoravo come tecnico di prevenzione nella ASL di Lucca e mi occupavo tra le altre di questo rischio, la cui valutazione è piuttosto complessa. Il mio ruolo quindi nel ricorso delle malattie professionali per lo sportello salute era quello di ricostruire l'attività lavorativa di ciascun lavoratore cui era stata rifiutata la malattia professionale. Questo intervento presso la Piaggio però non è poi proseguito, perché proprio grazie alla combattività dei lavoratori e delle lavoratrici hanno fatto sì che la USL di Pontedera si prendesse completamente a carico il problema, assumendosi totalmente l'onere della denuncia delle malattie professionali. Quindi questo per ribadire quello che ci diceva anche stamani Laura Mara, che la lotta dei lavoratori a volte è anche più efficace di quello che noi come tecnici possiamo fare. Personalmente continuo ad occuparmi di questo problema del rischio muscolo-scheletrico. In particolare, ultimamente, nel percorso verso lo sciopero globale delle donne dell'8 marzo a Pisa, sono state effettuate assemblee pubbliche di non una di meno, nelle quali le lavoratrici di settori diversi della ristorazione, per esempio le mezze universitarie e delle pulizie, per esempio nell'ospedale, lamentavano l'incidenza delle malattie professionali muscolo-scheletriche e di mancati riconoscimenti da parte dell'INAIL. È così che nel giorno dell'8 marzo, la mattina, mentre il pomeriggio si sarebbe tenuta la manifestazione che ha visto una partecipazione di 2000 persone, nella mattina dell'8 marzo siamo andate sotto la sede dell'INAI ed abbiamo letto un nostro comunicato. Poi siamo andate alla mensa universitaria, dove diverse donne avevano fatto sciopero, siamo andate alla mensa della scuola normale superiore, che c'è a Pisa, dove il lavoro di distribuzione dei pasti appaltato ad una cooperativa
per cui le lavoratrici avevano problemi ad effettuare lo sciopero. Allora in questo caso abbiamo bloccato la mensa della normale e abbiamo avuto anche il supporto di un gruppo di ricercatori, ricercatori, dottorandi, professori e professoresse della scuola normale superiore. Il percorso attualmente continua. Chiaramente la mia partecipazione a questa attività è sempre stata al di fuori dell'attività istituzionale del mio lavoro di tecnico della prevenzione. Anche perché a me, nonostante la grande quantità di formazione che mi ha fatto la Regione Toscana per il rischio, per l'analisi del rischio da movimenti ripetitivi, oggi questa attività non mi viene più fatta fare. Perché è così come non mi vengono fatte fare più tutte le attività che prevedono un impegno di più, un impegno che possa, diciamo, mezz'ora di sopralluogo, nella quale io in mezz'ora di sopralluogo di ispezione in una ditta dovrei rendermi conto qualcosa. Ora, siccome appunto queste erano attività come quella delle indagini ambientali che facevo, che richiedono molto tempo, non si fanno più. In questi ultimi anni stiamo assistendo anche in Toscana allo smantellamento dei servizi di prevenzione delle ASL, della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Prima devo dire che eravamo coccolati dalla Regione, che ci garantiva formazione ed un ampio livello di autonomia e possibilità di approfondire la conoscenza e l'approfondimento su specifiche materie di sicurezza in maniera volontaria. Guarda caso, è proprio del 4 giugno 2015 la notizia dell'inchiesta condotta a Firenze dai NAS sui servizi di prevenzione. Lo stesso anno in cui a Taranto si firmava il decreto Salva Ilva, da cui è cominciato Salva Ilva, che permetteva la deroga ai diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ma anche dei lavoratori, di sicurezza e l'immunità. E nello stesso anno a Firenze invece si faceva questa indagine che ha coinvolto, in cui si è cercato di incriminare una settantina di operatori per faccende solamente burocratiche. E da lì, sebbene questa poi inchiesta si sia conclusa nel nulla, da lì è iniziato lo sgretolamento di quanto è stato costruito negli anni per quanto riguarda i servizi di prevenzione. Un'altra cosa che sta distruggendo è stata l'interiorizzazione da parte dei servizi di prevenzione del fatto che, siccome c'è la crisi, bisogna sorvolare su alcuni aspetti di sicurezza, altrimenti le aziende chiudono e non c'è più lavoro. Allora, che meravigliosa opportunità è stata la crisi per il capitale! Se non ci fosse stata, avrebbero dovuto inventarsela. Su questo discorso della crisi si sta cercando di smantellare dei diritti che sono stati costati tanti a chi ci ha preceduto. Che meravigliosa opportunità l'emergenza per il capitale, perché si passa il tempo a misurare l'emergenza con la crisi per far passare che la seconda può giustificare la prima. In entrambi i casi, quindi io voglio concludere, ecco, per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, fino a un paio di anni fa potevamo credere che il precetto contenuto nell'articolo 41 della Costituzione, che cioè l'attività imprenditoriale non può occasionare danno ad alcuno, fosse una cosa che stavamo in qualche modo cercando di fare, perché i morti sul lavoro, seppur con insostenibile lentezza, diminuivano. Ma oggi stiamo assistendo ad un nuovo aumento. In questo convegno ho sentito ringraziare diverse volte MD per averlo promosso, ma io invece voglio ringraziare voi che state respingendo in maniera decisa l'auto esplicito che qui vi è stato posto e che corrisponde però ad un attacco portato avanti in maniera più subdola in tutto il resto dell'Italia. Grazie, perché voi solo non solo avete il fardello di tutta questa emergenza ambientale e dei danni che subite, ma anche quello di resistere ad una cosa